Basta scena una volta dell'aquile che volavano sulla montagna e incontrarono un'aquila mega gigante e che voleva giocare. Loro credevano che le voleva mangiare, quindi scappavano. Oh, questo non si vuole. Scapparono. Aiuto, aiuto. Aspetta, devo mettere sto nido. Nel nido. No, no, le aquile piccole non nel nido. E così non la poteva non li poteva prendere. Perché era troppo grande. E non andava. Poi incontrò un'altra aquila. Poi un'altra. Che voleva giocare con lei. Ma quella grande non gli faceva spazio. Perché era troppo gigante. Ma non ingrandirla troppo. Ma tu hai come l'altro. Hai capito? Allora scappavano. E le due aquile intanto erano lì tranquille. Ma dai, scappa il cestino. E un giorno se ne andarono. No. E se ne andava. Del posto. Perché non le vedeva più. E quindi se ne volò via. E allora quando volò via, le aquile potevano giocare tranquille. Tranquille! Abbiamo sbagliato la registrazione, perché quando facevamo la registrazione parlavamo anche di qualcos'altro. Però poi un uomo l'aveva vista che era in cima alla montagna. In cima. Quindi decise di andare in cima alla montagna l'uomo. E ucciderla. La sua mamma è via. La uccido. No, l'ha ucciso. E il cacciatore. Ma il nido stava via. Ma il nido stava diventando grandissimo. Grandissimo come un'aquila. Grandissimo, uccido tutto, anche la montagna. Pietro Simonetti. Mammina, aiuto! È gigante. Eccoci. L'aquila sono un Abbiamo sbagliato tutta la registrazione. No, la sentiamo. Ci chiudiamo la maestra. Questo è per la registrazione. Sì. Fine della storia. Un'aquila, sì, che faceva i giri. Ciao, buona giornata.